Allora, niente, mi hanno chiesto appunto gli organizzatori di parlare di questa iniziativa che sta succedendo ora in provincia di Siena, c'è qualche ritorno di microfono. Vi faccio un po' di storia del perché siamo arrivati a questo concetto di alleanza. Abbiamo cominciato ormai 20 anni fa, più o meno, a ragionare sulla sostenibilità della provincia, cioè quanto le cose che avvenivano in provincia di Siena erano sostenibili o meno. E abbiamo fatto una serie di studi con gli indicatori a livello scientifico più importanti e migliori che c'erano nel panorama disponibili all'epoca e anche tuttora. E abbiamo cercato di fare questo studio appunto sia sulla provincia che sui 36 comuni che la compongono. Abbiamo avuto modo anche qui a Colle di presentare i risultati di questo progetto che è andato avanti fino al 2005. Alla fine di tutto questo studio abbiamo scoperto fondamentalmente che anche da un punto di vista scientifico, l'inventario dei gas serra era una buona approssimazione di praticamente tutti gli altri indicatori, io dico di insostenibilità, nel senso che la cosa è più facile da misurare, è più facile misurare l'insostenibilità della sostenibilità. E quindi, diciamo, alla fine di questo progetto, con la provincia abbiamo deciso di continuare a approfondire il discorso bilancio dei gas serra. C'è stata anche una circostanza molto favorevole in quel caso, perché proprio nel 2007, quando abbiamo cominciato a ragionarci, è uscita la prima certificazione a livello mondiale, di come si fanno i bilanci dei gas serra. E ci siamo infilati immediatamente in questo flusso. Tant'è vero che appunto nel 2008, subito dopo, in pratica, inizio 2008, la provincia di Siena è stato il primo territorio al mondo certificato per le sue emissioni e per gli assorbimenti di CO2. Questa cosa, appunto, è arrivata tutto sommato, anche per noi abbastanza inaspettata, probabilmente nessuno aveva nemmeno piena consapevolezza di quanto fosse anche grande questa cosa, perché se pensate che attualmente ci sono programmi per la decarbonizzazione, per arrivare a emissioni zero di territori, diciamo, del nord Europa, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, ma gli orizzonti temporali sono quelli del 2025 per Copenaghen e addirittura dopo per zone appunto della Svezia o della Norvegia. Quindi noi ci siamo arrivati con grande anticipo a queste cose, siamo partiti molto molto in anticipo su questo argomento, quando ancora non era, fra virgolette, di moda e quindi diciamo anche poi la comunicazione ha stentato a arrivare ai cittadini, e quindi diciamo, vabbè, la cosa non ha avuto tutto il rilievo che forse meritava. Comunque, tutto questo è andato avanti, diciamo, tutti questi progetti sono andati avanti ovviamente grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi. Lo schema in pratica prevedeva che noi facessimo il bilancio venisse certificato, il bilancio certificato diventava uno strumento di politica per la provincia e l'efficacia delle politiche poi veniva misurato, diciamo, con gli anni successivi dai bilanci successivi che facevano vedere quanto incidevano appunto le misure messe in campo dalla provincia stessa. Dopo il primo bilancio che abbiamo presentato, in cui la provincia di Siena riusciva a assorbire naturalmente il 73% circa delle emissioni fatte, l'allora presidente della provincia Ceccherini
durante la prima presentazione disse: bene, ok, abbiamo il 73, entro il 2015 dobbiamo arrivare a emissioni zero. La qualcosa, devo dire la verità, a me che ero lì e che non sapevo di questa cosa, mi ha fatto sentire un po' in una situazione un po' strana. Cioè, avete presente quelli che se non va la macchina prendono a cazzotti il volante, no? Ecco, io mi sentivo nella parte del volante, fondamentalmente, che avevo paura che se le cose poi non fossero andate bene sarei stato quello da incolpare. Però fortunatamente le cose non sono andate male. Appunto, l'università in questa cosa ha dato un contributo molto importante, ha fatto il monitoraggio delle emissioni, ha cercato di identificare delle soluzioni per la riduzione delle emissioni, ha fatto, non noi, professor Basosi, un piano energetico provinciale e appunto poi ha cercato di dare una misura dell'impatto delle politiche. La provincia in questo periodo ha fatto molte cose magari che le persone lì per lì non hanno né avuto consapevolezza di questa cosa, quando in certi casi hanno avuto anche un pochino di fastidio, in un caso, l'ultimo che vi dico. Innanzitutto è stata aumentata la produzione da geotermo elettrico, sono stati dati incentivi alla produzione di rinnovabili, di elettricità, gestione dei rifiuti è cambiata radicalmente, siamo passati da 40 discariche a 2 in un periodo di tempo molto breve. È stato inoltre rafforzato il termovalorizzatore di Poggi Monzi, rafforzata la campagna antincendio e poi è stata introdotta questa cosa dell'obbligo della revisione delle caldaie ogni anno, che è stata percepita da alcuni come una vessazione inutile. Alla fine di questa cosa, guardando anche a parità di temperature, di medie, temperature medie invernali, ci siamo resi conto che il vantaggio per l'utente in pratica è stato del 30%, perché ci sono stati consumi per utenza del 30% in meno da prima che succedesse questa cosa a dopo che è successo. Quindi immaginatevi più o meno che i vostri 80-100 euro che spendete ogni anno per la revisione delle caldaie vi tornano indietro probabilmente moltiplicati per qualcosa. Quello che è successo in questi anni, poi da un punto di vista dei numeri, è questo. Appunto, siamo partiti con questo punto qua, che si era praticamente appunto il 72-73%, al 2011. Con il 2011 la provincia di Siena è diventata carbon neutral, carbon free, il termine che veniva usato all'epoca non è esattamente corretto. Oggi effettivamente poi a livello mondiale si usa questo carbon neutral, che è molto più corretto. Essere senza carbonio sarebbe sconveniente per ciascuno di noi, perché senza carbonio la vita non c'è, quindi è bene non essere carbon free ma essere carbon neutral. Nel tempo le cose si sono praticamente assestate e più o meno rimaniamo al di sopra di una quota di assorbimenti del 100%, più o meno in maniera costante, con piccole oscillazioni dovute per esempio un anno che credo fosse il 2015, in cui c'è stato un riavvicinamento al 100% da quando eravamo sotto, è stato perché qui vicino al colle c'è stato un incendio molto grosso, e questo incendio molto grosso si vede nel bilancio, quindi la cosa è sensibile anche a questo tipo di eventi. La provincia per questi progetti, per queste cose, ha avuto un sacco di riconoscimenti. Anche a livello delle Nazioni Unite, il programma per l'ambiente, però qui nei dintorni, in provincia di Siena, di questa cosa praticamente non sa quasi niente nessuno, ogni volta che andiamo a raccontarla nelle scuole. Così il 90% delle persone casca completamente dal pero e nessuno lo sa. E io questo lo chiamo un triste caso di successo. Perché è un triste caso di successo? È un caso di successo perché la cosa ha funzionato perfettamente. Sono state fatte delle cose, la politica è intervenuta, ha fatto quello che poteva fare, ha ottenuto il risultato, però la tristezza sta nel fatto che appunto
le persone non lo sanno, non lo usano. È incredibile che a tutt'oggi non ci sia un'azienda, una in provincia di Siena, che usa il fatto di essere un territorio carbon neutral per farci del marketing, della comunicazione di se stessa, e dica: ah, io sto in un territorio di questo genere, un agriturismo, una qualunque cosa, non c'è. Questo la dice lunga sul fatto che quello che è mancato è stata comunicazione, poi consapevolezza, coinvolgimento e appunto assenza totale di una strategia di marketing territoriale. E per questo motivo, voltando pagina, abbiamo appunto, soprattutto da parte dell'università, della fondazione e della provincia, è nata questa idea di far partire un'alleanza. In un'alleanza è una cosa diversa da c'è una provincia che fa delle politiche. La provincia ha perso anche le sue peculiarità, le sue possibilità di fare effettivamente cose, e questa mancanza di poter agire dal punto di vista politico andava in qualche modo compensata. Anche perché, come ho detto, le cose potevano essere fatte da un punto di vista politico, dall'alto, praticamente erano esaurite se non volevamo bloccare completamente il traffico, come poi è successo con il lockdown. E quindi l'alleanza, che non è un soggetto giuridico ma è una rete informale di soggetti, vuole in pratica intanto assicurare il monitoraggio e la verifica del bilancio e poi soprattutto mantenere e migliorare la condizione di neutralità di carbonio nel territorio della provincia di Siena. Poi ovviamente la cosa importante che è mancata è rendere il progetto più possibile conosciuto, partecipato e condiviso. Forse state vedendo in giro, forse in qualche giornale, una pagina completamente dedicata a questo argomento, nelle pagine della Cronaca di Siena della Nazione, nelle pagine del Corriere di Siena. C'è qualche manifesto 6x3 in giro, non so se a Colle poi alla fine c'è stato oppure no. A Siena, sia centro che periferia, c'è, credo che ce ne sia uno forse da mettere a Poggibonsi e a Montepulciano. Cerchiamo piano piano di riuscire a arrivare alle persone. Vogliamo ad esempio mettere un cartello all'ingresso, come quello, non come quello che vi ho fatto vedere prima, non come questo qua, che questo qua è un cartello falso che ho portato in giro per diverso tempo per cercare di stimolare a metterne uno vero. Il cartello, la foto è vera tutta tranne il cartello è stato foto inserito da Riccardo Pulzelli per l'appunto. E si spera appunto di avere dei cartelli all'ingresso della nostra provincia che dicono: benvenuto in provincia di Siena, territorio carbon neutral, giusto perché sia noi cittadini che ci abitiamo, sia quelli che vengono dall'esterno capiscano che appunto si entra in un territorio particolare dove appunto le emissioni sono compensate dagli assorbimenti. L'alleanza innanzitutto vuol dire che non c'è nessuno che impone di fare qualcosa, vuol dire che ognuno di noi in qualche modo è chiamato a fare qualcosa per cercare di migliorare nel piccolo, ma 250.000 piccoli fanno qualcosa di grande, per cercare appunto di migliorare ulteriormente la situazione. Se poi in questa cosa entrano anche le imprese del territorio, che spesso e volentieri hanno di per sé dei programmi di miglioramento a livello ambientale, ma non lo raccontano in questo modo, non dicono che fanno anche il bene del territorio oltre che il bene di se stessi. E noi invece vogliamo cercare di convincerle, di coinvolgerle in questo tipo anche di narrazione. Ora appunto sta ai cittadini, sta alle imprese implementare possibili miglioramenti. Come dicevo, la comunicazione è partita, trovate manifesti di questo genere qua. Si potrebbe parlare abbastanza a lungo di questi simboli, del perché sono stati scelti eccetera, ma credo che ormai il tempo a mia disposizione sia praticamente finito.
ce ne saranno, appunto, usciranno questo tipo di cose in diversi momenti, entro la fine dell'anno sicuramente faremo un evento in cui racconteremo anche le nuove, diciamo, la nuova situazione, oltre il 2016, 2017, 2018 sicuramente, e vi anticipo che però più o meno i risultati si mantengono nello stesso ambito, e vi chiedo appunto di avere una curiosità, di cercare di capire anche voi come potete cercare di contribuire a far diventare la nostra provincia ancora più, diciamo, assorbitore di CO2 rispetto a quanto non lo è oggi. Perché questa cosa si può fare in maniera virtuosa. Ho dimenticato di dirvi che quel grafico che scendeva e che andava, diciamo, a far diminuire sempre di più il bilancio della CO2 emessa, è avvenuto in un periodo in cui il PIL provinciale è aumentato, tranne un paio di flessioni durante questo periodo, è sempre aumentato. Quindi non è che abbiamo fatto questa cosa privandosi di quelle che possono essere anche ricchezze economiche. L'abbiamo fatto mantenendole e migliorandole. Quindi, diciamo, la cosa è possibile, e fra l'altro è un modello anche che potremmo cercare di esportare, e in questo momento lo stiamo esportando in effetti, perché la provincia di Parma, per esempio, ci ha contattato per intraprendere esattamente lo stesso percorso nostro. La provincia di Belluno sta partendo in questi giorni, e la provincia di Bologna. Quindi le cose si stanno muovendo. Noi sono quasi 10 anni che abbiamo raggiunto un risultato che gli altri vorrebbero raggiungere, e sarebbe il caso di cominciare a essere un po' più furbi, diciamo così, e cercare di usarlo meglio. Io mi fermo qui, ma vi lascio a un piccolo spot di 3 minuti che vi fa vedere appunto la campagna. Grazie a tutti.